Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cosenza Pride, in compagnia di Sergio Crocco. Perché è importante essere qui oggi? È importante perché manifestare per i propri e per i diritti degli altri è sempre importante, sempre, no, non dico importante ma fondamentale. Quindi è importante questa bella festa, mi piace sottolineare che è una festa e una rivendicazione di diritti fondamentali per la vita degli uomini e delle donne di questa città, ma io oserei dire di tutto il mondo. Stavo parlando poco fa con Federico. Sono tornato da poco dalla Tanzania e ho detto che là nei confronti degli omosessuali c'è una situazione che definire terribile è poco. Qua in Italia ovviamente stiamo meglio, però non stiamo come dovrebbe essere, come naturalmente dovrebbe essere, quindi rivendicare dei diritti e facendolo in modo festoso, cercando di far capire alla gente che si possono rivendicare i diritti anche in modo festoso, è una cosa bella e mi piace esserci. Tra l'altro nei tuoi spettacoli hai sempre parlato di uguaglianza, di abbattere le barriere, quelle della disabilità mentale. Bravo, bravo, bravo. Le barriere ovviamente non sono solo quelle che non permettono al disabile di passare dal marciapiede, ma le più brutte sono quelle del pregiudizio. E io sono convinto che si stanno scavando con le piccole gocce, si stanno scavando molte pietre. Il tuo caso è uno dei più belli, quindi mi piace ricordarlo. E a poco si arriverà, ovviamente, perché l'evoluzione altrimenti si sarebbe davvero fermata, invece no, l'evoluzione va avanti a piccoli passi, con tanti problemi, però alla fine si ci riuscirà. Ti posso rubare un motto vostro, posso farcela? Bravo, bravo, si ci può fare, con l'aiuto di tutti, lottando anche poco civilmente, perché ci sono delle persone davvero che con la civiltà non hanno nulla a che fare e bisogna scendere al loro livello. Io ogni tanto ci scendo e sono contento di scenderci, perché bisogna, quando uno non lo capisce con le buone si può far capire anche con le cattive, perché bisogna farlo, perché sui diritti fondamentali delle persone non si deve scherzare. E noi come lupi non indietreggiamo. Mai, 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 mai sia, non siamo aquile. Non siamo aquile. Riccardo Cristiano, Liberi TV, e Sergio Crocco. Ciao, grazie, ciao a tutti.